cazzo? Che cacchio sei? Aia. Mammina. Che diamine è sto robo, mo? È un cavaliere, bellissimo. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Lords of the Fallen. Kasue ha cambiato outfit. Gli ho messo l'armatura di Araldo, l'ho anche cambiata di colore, l'ho fatta diventare nera. Non male, sono sincero, non male. E siamo in una nuova area che dobbiamo esplorare. Diciamo che non siamo stati accolti benissimo in quest'area, perché c'è stata subito la boss fight. E mi sa che è un'area che non possiamo saltare, la boss fight, a meno che non c'è una strada secondaria a Umbral, ma mi sa di no. Quindi dobbiamo per forza andare di là. Forse dobbiamo anche di nuovo cadere, perché questa roba qua ci fa cadere giù. Esatto. Non prendiamo danno, meno male al signore. Ci sono delle voci inquietanti qua, ragazzi. Molto inquietanti. O sono tutte le anime che il mostro dello scorso episodio si mangiava e quindi sono intrappolate qui. Perché da quello che abbiamo visto nella visione sembrava essere una sorta di persona normale, che però con il suo cannibalismo è diventata quell'essere schifoso. Ragazzi, era aperto qui prima. Ah, per questo. Benissimo, perfetto. Io infatti avevo messo qua la vestigia. E adesso dobbiamo proseguire. Però dobbiamo proseguire a Umbral. Che palle. È un che palle bello, perché è abbastanza complicata Umbral. Ho anche fatto la spada più 4, ragazzi. Speriamo che ne sia valsa la pena. In realtà voglio già rispettare le mie statistiche, perché ho scoperto che l'arco scala in agilità. Abbiamo trovato la spada nello scorso episodio che scala in agilità, quindi non sarebbe male trasformare tutti i punti forza che ho messo in agilità. Però adesso non possiamo farlo, perché non abbiamo modo di farci riavere i punti abilità. Speriamo che esista un modo. Oh, lo scavatore. C'è anche la lanterna che ancora sta vibrando. Perché? Perché possiamo tornare ad Axiom? Spero di sì. Ma dai, ma perché ho messo la vestigia? Madonna. Ragazzi, che palle. Cioè, abbiamo messo la vestigia dall'altra parte e sta qua. Ma che schifo. Stiamo sbagliando a mettere le vestigie. Tu, perché sei qui? Onward you march, eh? I hope it's not for any kind of glory, because you won't find a sniff of that in Mornstead. Noi stiamo andando verso Mornstead, qua, a quanto pare. Because take my word for it, they're no better than the Rogar. I've got many a scar to prove it. Sei un vendor, anche tu. Ormai tutti sono vendor. Power is a sweet temptation, and the lamp will grant you that, sure enough. But don't confuse that with loyalty. Still, I'll not deny. I owe Umbral for giving me what it did. So the vestiges will be minded as long as I'm able. Cioè? Name's Byron, by the way. Byron. I'll be around. Tieni d'occhio le vestigia. Che vuol dire? Name's Byron, by the way. Ciao. Non l'ho capita sta cosa. Chissà che quest nascondono gli NPC, ragazzi. Sicuro non le faremo tutte. Spero almeno di farne qualcuna. Ok, qua c'è lo shortcut per tornare alla vestigia. E allora andiamo dritto. Dobbiamo stare attenti. Qua si cinghiottano, ci portano l'ombra. Oggettino for me. Grazie. Frecce di veleno. Queste mi piacciono. Comunque è chiaro che un gioco che si ispira alle opere di Miyazaki, era ovvio che avesse un'area di veleno. Mortacci vostra. La spada più 4 si sta facendo sentire, eh? Non mi dispiace. Sì, però non rimbalzare. Non rimbalzare. Ti prego. Borsa munizioni. Va benissimo. Vai tu. Vai tu. Cosa essere lei? Via qua. Schifoso. Ci siamo mancati entrambi.
A me va bene. Cerchiamo di fare un episodio tranquillo. Che gli scorsi sono stati un po' caotici e un po' incasinati. Andiamo tranquilli, cerchiamo di morire il meno possibile. È un gioco che non ti dà tregua. Fino adesso è questa la mia impressione, ma mi sta prendendo parecchio, ragazzi. Mi sta piacendo abbastanza. C'ha dei problemi, ovviamente. Ricordiamoci che comunque non è nemmeno un grosso progetto a livello di budget, a livello di tutto. Però, niente male per adesso. Ma siamo a Umbral o... Stanno arrivando troppe persone qua. Persone è una parola grossa. Sono senza testa e sono velenosi. Sinceramente non so se iniziare a portarmi su agilità oppure continuare con forza. Io sinceramente continuerei con forza e poi passerei agilità quando troviamo il modo per riprenderci i punti abilità. Questa maniera sfruttiamo questa spada più 4 e poi quando troviamo il metodo per rispettare le cose cambiamo armi, cambiamo tutto. Quanti siete però? Siete tantissimi. Che succede qui? Non me la raccontate giusta, eh? Qua si scende a Umbral. La mia voglia è tanta, ma la mia paura di più. Qua c'è la scala Umbral, scommettiamo. No, è uno shortcut, perfetto. Guarda, guarda quanta gente esce dall'acqua. Ecco perché ce n'è così tanto, perché esce dall'acqua. A pezzi devo. Ma morite, va. La spada più 4. Cos'è sta roba? Aoi. Tutto bene? Che cos'è? Una palla. Un pesce velenoso palla. Wait, tu. Ok, questo è lo stregone velenoso. Bello forte lo stregone velenoso. Guarda, guarda, guarda. E qua, via. Anche qui abbiamo una zona nuova. Sì. L'avevo sentiti. Volevo andare a Umbral. Siamo a Umbral, va bene. Porca miseria, voi. Perché mi ha buttato a terra? Che è successo? Poi, calmatevi. Mezzica, ragazzi, sono forti questi. Ok, siamo a Umbral, andiamo di qua allora. Oh, jet pino for me. Thank you. Grazie. Ascia dell'angelo. Questo è interessante da leggere. Oh, 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 oh. Calma. Calmatevi. C'è una barriera, ragazzi. Ho il rimbalzo io. Tu sei un pezzo di schifo. Quanta gente c'è? Quanta gente c'è? Armi a due mani, vai. Boom. Boom. Attacco potente. Sbada prem. Piaciuto? Sbada prem. Vabbè. Devo aspettarmelo. Purettina. Vado. Aia, aia, aia. Che cosa... Le uova ha creato? Che cacchio hai fatto? Devo già trovare un modo per tornare ad Axiom. Ci sono rimasto... Pensavo fossero zampe. Meno male che è un trampoliere. Mi stavo cacando sotto. Mio Dio. Muori, eh? Eh sì, perché l'arco fa più danni con l'agilità. Vabbè, va. Perché mi volete così male? I loro colpi viaggiano alla velocità della luce. Muori. Godo. Sto a morire dal veleno. Fantastico, che bello, che bello. Che divertente il veleno. Oggetto per me? Sembra di no. Qua sì però. Grazie. Scavatrice Umbral. Umbral comunque, no. Umbral. Vorrei prendere quell'oggetto qua in questa casa. Si può? Se può fa? Cura veleno. Questo mi piace. Oh, scaletta. Mia. Dammi una cassa, dammi. Un oggetto. Lo accetto. Lancio. Oh, che cazzo. Vaffancavo. Lancia del guerriero Shuja. Dai, che ti sei buggato qua. Muori. Boom. Dove sono io? Aspetta, aspetta.
Fatemi capire dove sono. Morite tutti, va. Vabbè, iniziano ad arrivare un sacco di persone qua. Gesso. Fermi, fermi. Quanti siete, oh. Tu figlio di buona donna. Boom. Ok, bravo. Fai così. Bravissimo. Aia. Oh, ma pazzo. Madonna, mi stavo distruggendo, raga. Sono vivo per miracolo. Dammi l'oggetto, veloce, prima che muoio. Dammi, 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 dammi. Quintessenza sacra. Godo. Oh, mannaggia a te. Ragazzi, l'occhio, porca miseria. Non ho mai caricato tutto l'occhio io. Forse è tutta Umbral, si risveglia. Raga, sono nella cacca. Sono rosso. Perché sono rosso? Ah, un treperio qua. Posso farmare anime. Godo. Oh, Dio mio. Pazzo. Che cacchio sei? Aia. Mammina. Una vestigia. È il mietitore, raga. Correre. Mietitore di merda. Porca. Datemi una vestigia. Tutta la mappa sto esplorando a caso. Via. 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 La vestigia. Possibile che non c'è da nessuna parte. Addio frame rate. Non ci credo. Vestigia mia. Via, 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 via. Ok, meno male non mi colpiva. Torno a Umbra adesso. Sì. A pezzi. Chi è? Chi è? Chi è? Aiutami. Non mi uccidere. Non mi uccidere. Non mi uccidere. Non mi uccidere. Devo trovare un'altra vestigia. C'era un guerriero gigantesco. Sì, 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 sì. Bravi, bravi, bravi. Ammazzali tutti, fratello. Sei amico mio. Preparo la freccia intanto. Ammazzali tutti. Tutti morti. Oh oh. Bravo. Sei il più forte, frate. Non mi ha colpito, meno male. Sei fortissimo, frate. Oh. Oh, porca pezzona. Che dannone. Come lo uccido questo? Ok, fermati. Oh, oh. Oh, oh. Buono. Buono. Madonna, un colpo non l'ho beccato. Oh. No! Pezzo di vomito! Ce lo stavo per fare! Comunque il mietitore, ragazzi, che cavolo era? Non prendeva un danno, una vita di un boss era. Sicuro ci sarà un trofeo di uccidere quel coso bruttissimo. Però ecco, arrivare a chiamare il mietitore mi dà il 3 per le rune, ragazzi. Tantissimo. È tantissimo. Da sfruttare quello. Cioè, abbiamo il mietitore alle calcagna, però... ci farmiamo un sacco di rune. Vigore. Si chiama vigore. Esploriamoci piano piano sta roba fino ad arrivare al nostro vigore che abbiamo perso. Con calma. Quanti siete? Quanti siete? Meno male che andate giù con due colpi. Santo Pietro. Tu con tre colpi. Ehi, frate. Oh, fregato. Non morite. Qua c'è una porta? Porta. Si apre. Incredibile. Shortcut bellissimo. Oh, ora sì che si ragiona, ragazzi. Qua c'è la vestigia, se non sbaglio. Oh, qua si può rompere. Ho imparato stavolta. Non si vede niente, però. Anello del male di rettile. Esemplare. Altra tinta. Qua c'è la vestigia. Missione a recuperare rune adesso. È il vigore, è il vigore. Ok.
qualcuno canta. Sei cattivo? Pietrificata? You. How about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket I wore was actually some kind of ancient magical accessory. Said it would toughen my skin against harm if I let him reinvigorate it with his sorcery. As you can see, he did that sure enough. Stupid bastard. L'ha fregata, quindi. But he was a stupid bastard with coin, and a mercenary's got to make a living. Come ti aiuto? Wanted protection for a journey to Mondstadt. He thought there was powerful magic here for the finding. Potente magia. Ran off when some creatures appeared soon after I started petrifying. They couldn't take my head, but hopefully they hunted him down and made a latrine out of peace. So, looks like my blade's for hire again. When I can swing it. Quindi? Get this damn thing off me and I'll be in your debt. And who doesn't appreciate having a favor in the pocket? Come ti levo sta cosa? Get this damn thing and who doesn't appreciate having... Aspetta. C'è un oggetto là. Come lì... Non è intangibile, fantastico. Meglio come arrivo là. Fuck it all. Ci ho saltato contro. Non volevo. Ops. Vabbè, la bellezza della blind, ragazzi, insomma. Non c'era nessun modo per levare quel ciondolo. Vabbè, addio. C'è il trampolino là. Fermati. Muori. Madonna, raga, mi dispiace un sacco per quella tizia. Che palle. Ma che palle pure tu. Non muore. Stu chess. Aspetta, aspetta. Sentivo voci. Devo curarmi. Quanto va veloce il veleno. Dio santo, dov'è? Dov'è il cura veleno? Questo, piglia subito. Meno male. Vediamo se va. Eccoci qui. Piano piano. Piano piano. Eccoti qua. Piano piano. Vieni qua. Fatti segare bene bene. Perché hai più vita rispetto agli altri, fratello mio? Ah. Allora, io vorrei aggrarlo così colpisce tutti quanti. Vieni qua. Ti sei messo addosso le mie rune, vero? Figlio di buona donna. Eh sì. Sto schifoso. Ah! Colpisci i cattivi! Colpisci i cattivi! Arco. Dammi l'arco. Guerriero gigante. Modo quanta vita c'hai, figlio mio. Una boss fight. No, è il mio alleato. Muori, ok. Signor Pasquale. Deve essere bravo lei. Boom. Ok, vai. No, l'ha presa. No. È bot, mi hai tirato. Frate. Ok. Boom. Bada brum. Mua-ha! Via. No. Cos'è sta roba? Ok. La presa. Muori. Il god, la mazz del sacro baluardo, tutte le mie vigore. Stavo per dire rune, ma mi sono corretto. Ora possiamo esplorare tranquillamente. Possiamo tornare ad Axiom anche. Qua c'è un oggetto. Abbiamo un sacco araldo. Ah, questa è un'altra tinta. Abbiamo un sacco di cose da leggere, ragazzi, tantissime. Sto pensando a quella povera tizia ancora. Non me la leverò mai dalla mente adesso, mai. Sembrava così tranquilla, normale. In un mondo di morte. Dai, dai, da questo non posso morire, raga. Sì, posso farlo. Che palle, ragazzi. Doveva per forza spawnare questa, per forza. Il tizio grosso respawnerà? Secondo me sì. Ah, le mie rune sono qua, ottimo. Ottimissimo.
Sì, vabbè, ragazzi, ormai. Sì, lui respawna, porca miseria. Scusami, ingaggia pure questo, no? Fratello? Mi sa che sono alleati, mi sa che sono alleati. Ora dovrò uccidere di nuovo quello, però. Porca miseria. Scudo. Quanta vita c'hai, fratello mio? Non ti hanno levato niente, fratello. C'è qualcuno dietro di me. C'è qualcuno dietro di me. Uccidili. Uccidili tu. Uccidili tu. Ok, mi piace. Vieni qua. Boom. 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 Morto. Easy. Via. Via da sto posto. Via da sto posto. Porca miseria. Io c'ho tanto vigore. Porca. Maledizione. Aspettate, ragazzi, aspettate. Devo usare l'arco anch'io. Fermi tutti. Fermi tutti. Sento voci strane, raga. Muori. Là il ponte mi sembra interrotto, raga. Non vorrei dire, ma... mi sa di sì. Lanterna. E invece possiamo superarlo. Ok. Quanta gente c'è? Tanti soldati stanno, ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla città, secondo me. Anche se la palude non mi sembra di averla esplorata tutta. Anche perché c'è quel fascio rosso. Torniamo un attimo indietro, ragazzi. Esploriamocela meglio, la torre. La torre, la palude. Dobbiamo stare molto attenti, raga, eh? Perché morire qui vuol dire perdere tutte queste belle robette. Ecco qua. Perché parlo? È impressionante. Non devo parlare. Muori pure tu. Ok. Dov'è l'altro? Eccolo. Muori. Velocemente anche. Santa miseria. Una vestigia qua mi serve. Qua potremmo riposare, però respawnano tutti. Metteremo al sicuro il vigore, però. Non sarebbe male la cosa. Però un'esploratina veloce, ragazzi. Non abbiamo cure, però. Cavolo. Non so che fare, raga. Di qua non sono andato, per esempio. Ce n'è un altro. Porca puzzona. Qua non sono mai andato, raga, Attenzione. Ammazziamo velocemente questo. Oppure mi faccio ammazzare velocemente io. Via, 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 via. Pezzo di vomito con il trampolino. No, 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 non va bene. Non va bene, non va bene per niente. Via, 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 via. Damose. Raga, come l'ho schivato. Mi stavo impanicando. Cosa mi sto seguendo? Riposiamoci. C'è un'altra strada da prendere comunque, ragazzi, eh? Morti? Bravi. Ciao. Riposati. Oh, quanti livelli? Oddio, 5 livelli, raga. Minchia, stiamo andando bene. Facciamo 10-10. Facciamo 2 vitalità e 1 forza. No, 1 forza. Poi agilità e costituzione, ragazzi, ce li vediamo quando abbiamo il metodo per respettare. Perché, ripeto, voglio cambiare in agilità. Siamo a posto. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sta andando bene sto episodio, raga, incredibile. Tu, pure tu dovresti morire, secondo me. Ok. Però anche se non abbiamo investito in agilità, li fa i danni l'arco, eh. Ecco qua. Brutto, brutto, brutto. Vado. Perfetto. Ok. Sistematissimi. Oh! Schifoso. Qua c'era l'acqua. Qui c'era la quintessenza sacra. Quindi si va di qua. Qua, zona completamente nuova. Allora. Oh mio Dio. Che ci troviamo qui? Secondo me tra poco avremo una boss fight, eh. Non vorrei dirlo, ma... secondo me sì. Piano piano. Ecco, ci ha visto. Forse è meglio fare così. Hyper Armor. Che palle. Attenzione. Bene. Voglio trovare un'altra vestigia, eh.
Subito, subito, ho uno shortcut. Qua c'è una porta che si può palesemente rompere. Oh, ma pezzi di vomito. Vieni qua. Ok. Distrutto. Zone nuove, zone che dove si muore. Qua non si può andare. Andiamo qua in questa specie di... non lo so. Tranquillo. Ah, pezzo di vomito, il veleno. Oh, mi spinge. Siamo arrivati a una sorta di villaggio, ragazzi. Bellissimo, comunque. Le frecce. Frecce, 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 vai. Perfetto. Fai così. Boom. Hanno più vita o sbaglio? Bellissimo quella roba. Bello sto posto, raga. Qua ci voleva la vestigia. Qua ci voleva. Porca di quella miseria, ragazzi. Quanti errori abbiamo fatto. Ma ci sta, siamo in blind, dai. Concedetemi. Mi sa che dobbiamo andare di qua, raga. Da qua. Esatto, a Umbral, ovviamente. Ti pare? Vediamo se troviamo qualche altra strada da questa parte. Vediamo, dai. Tipo qua, in questa casetta che c'era il tizio che ci ha fatto l'ambush. E anche qua dobbiamo andare a Umbral. Tanta miseria. Vediamo là dritto se c'è qualcos'altro. Mi basta avere una vestigia qua in zona. E poi esploriamo. No, tutti a Umbral dobbiamo andare, raga. Tutte le zone Umbral dobbiamo fare. Ui. C'è un NPC a Umbral, raga. Ho una cura, però dobbiamo andare. Salve. Viandante di ferro si chiama lui. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. I came to Mornstead once. I made a mistake. Ha un braccio strano lui, eh? Non è che tipo è stato colpito dalla maledizione Rogar? Può essere, sapete? Anche perché sembra avere un'armatura molto Mornstead lui. Dove si va di qua? Di qua? Oi, fratellino mio. Di permettere. Di qua dove si va? Qualcosa che ci serve. Però io non vedo niente. Oh, un oggetto. E piazza. Dammi un'altra quintessenza. Che ti voglio bene. Anello della vegetazione. No. Uno. Allora ragazzi, è esplosa un attimo la registrazione perché ho finito la memoria sul computer. Sono morto, non so se non so dove è arrivata la registrazione. Però sono ritornato qua perché adesso andiamo dall'altra parte. Andiamo dove c'era quella specie di villaggio, dobbiamo andare a Umbral per esplorarlo. Ti permettere a toccarmi. Boom. Piaciuto? Dobbiamo utilizzarla bene la trasformazione, cioè la trasformazione, il passaggio a Umbral. Perché il fatto che spinge non è affatto male. Oh, qua c'è un passaggio, ragazzi. Calmiamoci un attimo. Vorrei esplorare il più possibile questa zona, ragazzi. Voglio fare un episodio tutto sulla palude. Sarebbe il top trovare la boss fight. Però non so se ci riusciremo. Che il minutaggio... è già parecchio. Ho registrato la prima parte da un'ora. E mo conto di fare un'altra mezz'oretta e poi chiudere, se no poi gli episodi diventano troppo grossi. Vieni qua tu. Boom, te. Perfetto. E dall'altra parte però come ci arriviamo? Aspetta, ho trovato qualcos'altro qui. Eccolo l'altro. Vieni qua. Perfetto. Ah, e si abbassa questo. Ah, bello, bello, bello. Caso e grazie. E come ci arrivo di là? Ah, pure, a triplo è qui. Minchia. Perfetto. E mo? Abbiamo un passaggio da qualche parte? Ah, già distrutto. Nice. Enorme sto posto. No. Tu maledetto pezzo di schifo.
Bravo, esplodi. Muore, 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 muore. Nice. Fantastico. Vai. Non vi fate pregare. Morite. Oddio, che cos'è arrivato? Ma no, raga. Sti cacchio di pugni qua. Vai a morire tu. Non capisce niente. Non capisce niente. Oh, ce l'ho fatta. Oggetto, giusto? Qualcosa di carino. Occhio ombra al pallido macellaio. Oh. Dobbiamo potenziare la lanterna, ragazzi. Anche se la usiamo poco in maniera offensiva. Oh. E voi che siete, mo? Ma che cavolo. Roba nuova arriva. Ragazzi, ci serve per forza una vestigia. Dove la troviamo? Tanto Dio, grazie. Non posso. Uccidi questi. Aia. No. Cavolo di così. Via, 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 via. Sbada brumete. Siamo troppo forti. Vieni qua. Ah, qua c'è la rigenerazione. Che palle. Boom, te. Dammi tu. Grazie. Ce l'ho fatta, raga. Siamo vivi per miracolo. Andiamo con calma, per favore. Per favore. Per favore. Voglio andare con calma. Vi supplico. Vi supplico. Muori. Perfetto. Chi è? Puoi morire, per favore. Io direi di aprire istantaneamente lo shortcut. Se è uno shortcut. È uno shortcut. Perfezione. E continuiamo. C'è nessuno in casa? Pare di no. E quindi qua in questa piazza gigante non c'è niente? Possibile. Scusate. Non vuole. Ehi. Oh. Calmati. Pezzo di vomito. T'ammazzo. T'ammazzo. Non ho munizioni. Mortacci. Come arrivo sul tetto? C'è un oggetto, raga. Che culo. Che culo gigante. Non mi pare giusta questa cosa. Tu dove sei arrivato? Ma dove è uscito questo? Andiamo piano, so che mi sto perdendo, raga. Andiamo pianissimo. Oh, oggetto. Lama del pallido macellaio. Qua non si può andare. Allora, questo è lo shortcut. Quindi questa è la strada normale. E lì non siamo mai andati, però. Fermi tutti, fermi tutti. Perché abbiamo due strade, una a destra. E adesso abbiamo questa strada qua. Quindi, facciamo così. Andiamo sulla sinistra. Di qua. Come arrivo là? Umbral? Sì, Umbral. Perfetto. Senza che andiamo effettivamente ad Umbral. Tu sei un pezzo di vomito, eh? Madonna. Mi hai preso, eh? Per forza devi prendermi. Dai, dai. Madonna, raga. Ultima cura. Bastone del seguace del fuoco. Sali dell'ustione. Qua c'è qualcuno. Eccolo. Potrebbe venire qui. Io chiedo per un amico. Eccoli. No, 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 no. Tutti morti? C'è il terzo. C'è il quarto. No, è morto. Ok. È una trappola. Tutto qui? Che schifo. C'è proprio una trappola. Ah, qua torno indietro. Torno indietro, giusto? Sì. Torno indietro. In realtà potevamo venire di qua. Esploriamoci tutta Axiom, ragazzi. E poi Umbral ce la vediamo dopo. Tipo qua non sono mai stato con un... Siete dei pezzi di merda devastanti. Dio se vi odio. Vieni qua tu. No, di qua mi sa che sono andato. Sì, infatti. Vabbè, approfittiamone, raga. Sicuro che di qua non sono mai andato. Possibile? Eh sì che sono stato qua. Mannaggia. E come arrivo alla scala? Porca miseria. C'è un altro giro, sicuramente, ragazzi. Un altro giro, un'altra zona proprio. Boh. Andiamo di qua. Ci mancava questa zona qui. C'è una cassa qua? Ho flashato, ragazzi. Voglio un tesoro. Raga, mi sa che qua
mi puzza leggermente di boss fight. È la cosa migliore che forse abbia mai fatto in tutto il gioco. Avanziamo due livelli. Facciamo 20 forza. Costituzione cos'era? Energia. Energia e peso. Mentre radiosità. No, questi qua li voglio aumentare insieme. Quindi sì, dai, facciamo un po' di costituzione. Un po' di sì, stamina, vigore, quello che è. Il vigore sono le anime in questo gioco. Boss fight. Che diamine è sto robo, mo? È un cavaliere, bellissimo! Ecco, per mettere la webcam sono esploso. Fantastico. Questo, ragazzi, mi sa tanto che non sarà facilissimo. Bellissimo! Sei fichissimo! Hai lasciato il cavallino, hai lasciato. Ok. Ma ragazzi, che palle quando temporeggiano, quando attaccano. Aia. 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 Ti calmi, grazie. Boom, te. Piaciuto? Piaciuto anche questo? Cavallo? Oh, se il cavallo lo molla subito è perfetto. Holy shit. Oh, chi se lo aspettava sta mossa? Il santo silenzioso, comunque. Non ho letto il suo nome. Dai, di nuovo melee, dai, ti prego. Ahia. Porca miseria. Ho paura del cavallo, però. Forse il cavallo. O meglio, usate l'arco, sapete? Hop. Ok, sapete che forse non è cattiva idea. Forse non adesso. Dove sta? Eccolo. Vieni qua, frate. Ottimo spot per fargli un po' di danni qua. Ho parato. Mi ha distrutto. Ah, è una presa. Volevo fare il parry. È una presa. Va bene, buono a sapersi. Noi non faremo mai un first try, ragazzi, qui. È impossibile. Quanti parassiti ha evocato? No, no, non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. A meno che non funzionano con i boss, sapete? Forte sì, ma anche questo sembra non impossibile. Ah, eccoli qua. Sempre loro sono? C'è quello grosso che penso sia quel soldato che abbiamo visto. Il viandante di ferro si chiama. Poi sicuro c'è Pieta e l'altro non ho idea di chi sia. Ce n'è un... Oh, sono quattro stavolta, raga. Fermi tutti. Non mi dispiace evocare, sinceramente. Affrontiamoci, sir. Ok, questa è la presa. Fantastico. L'ho riconosciuta. Ecco qua, addio. Ho sto scudo. Non posso perdere lo scudo, purtroppo. Buono. Buono. Pure. Ok, andiamo. Oh. Aia. Non mi fa molti danni, sembra. Ancora la presa. Vado. Dai. Kasue, dai, ti prego. Se ne va di nuovo sul cavallo. Oh. Mi sa che è immortale sul cavallo, sapete? C'ha la barra della vita strana sul cavallo. Ah, che bello, che figo.
sta cavolo di presa qua. Tra becchi nel cooler. Dai, ragazzi. Ma me le cerco io le cose. Vaffancavo, va. Dai, era perfetto. Ah, ha fatto anche lui il parry. Bellissimo. Dai, che ce la fai. Olè. Se ne va. Peccato, peccato, raga. Che bello. Via. Oh. Oh. Ah. Cosa? Ma che attacco ad aria è? Oh, calmati, frate. Quest'arma dove l'hai presa? Dov'è lui? Puoi evocare il cavallo adesso. A comando. Raga, è figo lui. Non l'ho visto. Non si capisce niente. Non si capisce niente. Boom. Aia. Sto cacchio di scudo. Che cos'è quella barra sul vigore? Holy shit, è tipo il ghiaccio. Sono vivo! Non più, via. Questo è attacco infame, non so. Oh, ok, devo andare verso di lui. Mi ha investito. Maledizione. Oh, peccato, peccato. Non gli levo niente, ragazzi. Non gli levo niente. Vai, testiamo le evocazioni, ragazzi. Allora. Forse tu sei Pieta. Tu chi cavolo sei? E tu chi cavolo sei? No, forse è lei Pieta. Oddio, non lo so, raga. Ah, lui mi sa che non so chi sia. Ah, Dama Rose. Ah, la tizia. Ok, aspetta, c'è scritto. Stomund. Chi è Stomund? Pianta di ferro, ok. E questa è Pieta. Chi è Stomund? Ehi, vieni qua. Ah, è uno dei due amici di Fidelis. Cioè, amici, compagni, non lo so. È un po' una merda. Insomma, mi aspettavo meglio. Vai, 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 frate, vai. Bravo, bravo, colpisci quello. Attenzione, attenzione, Questo è un altro test per vedere... Se riusciamo a batterlo in questa maniera, vuol dire che sono un po' forti le vocazioni, raga. Lo distraggono, danno i colpi, eccetera. Aiuto io, frate. No, Ok, mi piace. Puoi cadere, figlio di buona donna. Lui se ne frega niente, sta qua fermo. Tranquillissimo lui. Buono, buonissimo. Andiamo, frate. Andiamo, frate. Ok. Bravo, 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 bravo. Ma tecnicamente dovrebbe avere più vita il boss. Non uccidere il nostro amico. Ha già metà vita lui. No bueno. Ok. Almeno uno l'abbiamo imparato a... sul cavallo immortale. Nice. Andiamo Stormwind qua. Aia. Brutto, brutto, brutto. Ok, fantastico. Vabbè, lui non c'ha vita, raga. Affancavo. Ok, sto scherzando. Le evocazioni, almeno lui è un po' una merdina. Ma ora io ho la vita doppia. Non lo so. Se già non lo uccidevo normalmente. Figura che mo. Comunque posso dirlo che è molto figo lui. Ah, pezzo di ca...
ho incontrato un ostacolo. Che è successo? Lo sta andando ogni volta. Vieni qua. Tranquillo, frate. Non è successo niente. Buono. Insomma. Vabbè. Fai più esplosioni, frate. Porca mese. Ecco qua. Addio. Si può fare, raga. Sono stato molto avido qui. Sto attento a sto cavallo di merda. No, ragazzi, il cavallo in... Come lo schivo il cavallo? Vieni qua, pezzo di po'. Ce l'ho fatta. Non so cosa fa questa roba. Non lo so. Ho capito cosa fa. Lo fa staggerare. Ecco. Lo fa anche potenziare. Va bene. Abbiamo un'arma in più. Siamo belli, siamo coordinati. Il suo martello è la mia chioma. Forza, vi andà. Siamo fortissimi. Dove sta lui? Eccolo. Boom. Quanto siamo forti, vi andà. Già morto di andante, fantastico. Ok, vai. Dai. Cavallino curioso, ha scioccato il viandante e anche me. Si attacca il fantasma al viandante. Ok, comunque le vocazioni abbiamo capito che non sono fortissime. Ok, va bene. Quindi usarle, dai, si può usare. Spada Bremna, te. No! Cioè, fa colpo e poi si ingrandisce. Mi vuoi male. Sti attacchi ad aria, raga. Un fastidio. L'attacco che ci ha distrutto prima. Maledizione. Dov'è? Ma perché mi dovete one shottare? Io cosa ho fatto di male nella vita? Ci stiamo mettendo troppo tempo, ragazzi. Sono qua da un'ora e mezza. L'avrei potuto sconfiggere già almeno mezz'ora fa, almeno, Stiamo mettendo troppo tempo. Sei un infamone. C'è sempre qualcosa che deve andare storto, sempre. Sicuramente mo entra subito sul cavallo. Gli facciamo solo due colpi caricati. Madonna, ragazzi, mamma. Il cavallo è infermabile. Se ne frega niente. Dai. Oh, che fatica. Ancora? Bella madonna. Oh, non vuoi scendere? Bravo Pampino. Ok, ci siamo. Beccati anche questo. Di nuovo sul cavallo, che non vedo. Va bene. Porca miseria, raga. Ma quasi lo butto giù. Perché se no, in realtà ci leviamo una finestra. Se lo facciamo cadere giù. Perché cade troppo lontano, cade. Mamma mia. Mi cago sotto proprio il cavallo maledetto. Ah, ora sì.
Ora sì che ragioniamo, fratello mio. Ok. Di nuovo. Uno e due. Perfetto. Presiamo. Ok, fai l'attacco tuo strano. Bravo. Bene. Attacco d'aria, infame. Io mi curo, me ne frega niente. Ok. Bene, bene, bene. Questo è... Mamma, mamma, che fastidio sto attacco, veramente. Dai, hai fatto tirare un colpettino così. Alla buona è meglio. Ok. Ora fai il tuo attacco strano. Buono. Telecamera, ti prego. Devi collaborare. Il mirino. Dov'è il mirino? Dove cavolo è il mirino? Nice. Alla madonna che mi devi seguire. Oh, l'ha presa, incredibile. Ah, niente repost, va bene. Attacco caricato è buono. Abbiamo ancora Umbral. Non abbiamo più cura, eh? Dai, teleca. Mirino del cavolo. Super concentrato. Super concentrato. Vedi di sparire dalla faccia della terra, figlio di buona donna. Madonna, sei uno stronzo di merda, mamma, mamma. Seme vestigiale residuo ombra, ok. Gesù mio, ragazzi, Gesù mio. Ci abbiamo messo troppo per questa boss fight. Mamma, mamma, cos'è sta roba? Mamma mia. Dante, sai cosa c'è? Ricordi, devo andare a Umbral. Devo andare a Umbral. Se io tocco qua, che succede? Interagisci. Siamo sicuri? Scusatemi, eh? Vabbè, ormai questo episodio è diventato lungo. Facciamolo lungo, raga. Che ce frega. Chi sei tu? Dedication to our cause be remembered evermore. Ricordo del santo silenzioso. Latimer era il santo silenzioso. L'hanno seppellito qua. Una cosa del genere, ho capito. Torniamo a Axiom. Ok. Vediamo. Purifica il faro. È il primo faro! Ecco perché era un po' più tosto. Va bene, facciamolo. Beh, se le boss fight dei fari sono così, mi piace, mi piace.
Ora esce il vero boss. Io mi ammazzo. Ok, primo faro fatto, ragazzi. Non male, bello. Ripeto, la boss fight potevamo gestircela un po' meglio. Potevamo ucciderlo almeno una mezz'oretta fa. Ovviamente voi vedrete le versioni tagliate, vedrete solo la fight, la prima fight e l'ultima, più una bella carrellata di morti. Però ci ho messo un'oretta e mezza più o meno per ucciderlo. Diciamo 20-25 tentativi più o meno. Comunque, Space Gamers, le cose le leggiamo nella intro del prossimo episodio, perché già è venuto bello lungo. Ci vediamo al prossimo episodio.